Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo del celeberrimo album Dolber e dell'introvabile accoppiata di figurine Volpi e Poggi. È la stagione 97-98 e, come al solito, Panini fa uscire il proprio album di figurine. Quest'anno, però, a sorpresa, si trova ad affrontare un avversario inaspettato. Sì, perché nel frattempo, in contemporanea con l'album Panini, esce un altro album, un album della Dolber, che a differenza di Panini non è una casa editrice, bensì un'azienda dolciaria. Ma com'è questo album di figurine? Beh, l'album è piccolo, molto piccolo, è più piccolo della metà dell'album Panini. La carta non è di qualità eccelsa. E le pagine sono poche, infatti ci sono solo le 18 squadre di Serie A, mentre sono escluse le squadre di Serie B e le squadre di Serie C. Delle 18 squadre di Serie A, inoltre, la rosa risulta essere striminzita, infatti ogni squadra presenta solo 11 giocatori, quelli che presumibilmente a inizio anno potrebbero essere considerati titolari della squadra, anche se spesse volte poi c'è da dire, che i giocatori erano sbagliati, c'erano giocatori che poi non avrebbero mai giocato all'interno della squadra o avrebbero giocato pochissimo durante la stagione. Ma allora, come ha fatto questo album a scatenare la fantasia di tutti i ragazzini dell'epoca? Beh, i motivi erano più di uno. Innanzitutto l'album non andava acquistato, ma l'album stesso veniva regalato all'interno di bar, negozi e in qualsiasi posto in cui ci fossero dei dolci della Dolber, appunto. L'album era gratuito, come abbiamo detto, inoltre era piccolino e questo paradossalmente era un grande vantaggio per gli studenti, per i ragazzini, perché cosa facevano? Potevano infilarselo nello zaino di scuola, ci stava comodamente, ma addirittura se lo potevano portare in giro, che ne so, il sabato pomeriggio quando uscivano con gli amichetti e potevano confrontare i propri album in diretta senza doversi portare dietro l'album Panini, che era decisamente più grosso e ingombrante. Un altro grande vantaggio stava nel costo delle figurine. Sì, perché le figurine non venivano vendute in edicola, ma si trovavano all'interno di gomme da masticare che costavano 100 lire e che appunto venivano vendute dalla Dolber e si trovavano all'interno dei vari bar. Ogni gomma da masticare all'interno del proprio involucro conteneva ben 3 figurine. Di conseguenza, con sole 100 lire potevi avere 3 figurine. E in paragone alle figurine Panini, beh, le figurine della Dolber erano molto, ma molto più economiche. Se non ricordo male, un pacchetto di figurine Panini contenente 5 figurine costava sulle 500 o 600 lire, mentre con 500 lire era possibile invece acquistare 5 gomme e di conseguenza 15 figurine. Il vantaggio era tutto ovviamente a favore della Dolber, anche se a discapito della qualità, indubbiamente. Ma ciò che soprattutto spingeva i ragazzini ad acquistare più figurine possibili per completare l'album più in fretta possibile era il mega premio finale che Dolber prometteva. Infatti Dolber prometteva a chiunque avesse completato 17 squadre un bel pallone in cuoio, mentre per chi era in grado di completare tutte le rose delle squadre presenti nell'album, beh, il premio finale sarebbe stato non solo un pallone in cuoio ufficiale, ma addirittura la maglia ufficiale della propria squadra, la maglia originale, insomma. Naturalmente questa cosa fece impazzire tutti quanti e si scatenò una vera e propria mania. C'è chi scambiava figurine, chi vendeva il proprio album, era una cosa pazzesca. Dopo un po', però, iniziò a sorgere un piccolo problema. Sì, perché tutti avevano quasi completato l'album, o almeno tutti quelli che si erano messi in impegno. Però a quasi tutti mancavano due giocatori, Volpi e Poggi. Questi due giocatori che, grazie a questo album, sono diventati quasi una cosa sola. Non si può nominare Volpi senza pensare a Poggi, e non si può nominare Poggi senza pensare a Volpi. E sebbene questi siano stati due buonissimi giocatori, personalmente ritengo soprattutto Poggi un ottimo giocatore, però nell'immaginario collettivo oramai la loro immagine è unita per sempre e soprattutto unita a questo concorso, a questo album di figurine Dolber. I ragazzini inizialmente si disperano perché non riescono a completare questo album e cercano in tutti i modi di trovare queste figurine, spendono un sacco di soldi, comprano gomme da masticare, ma Volpi e Poggi non appaiono. Quando i ragazzini iniziano ad acquietarsi e pensare ad altro, si incavolano di brutto i genitori. Sì, perché hanno speso un sacco di soldi in figurine e qualcuno anche un sacco di soldi in dentisti, perché chiaramente compravi la figurina e la gomma te la mangiavi.
Di conseguenza, gli zuccheri che impestavano la bocca, soprattutto considerando la qualità medio-bassa di quelle gomme da masticare, beh, erano veramente tanti. A un certo punto, fra i ragazzini, iniziano a nascere anche delle vere e proprie leggende. Si narra che Dolber abbia pubblicato solo 50-100 copie delle figurine di Volpi e Poggi. Si narra che addirittura ci siano dei tabaccai che dietro un compenso ti smercino queste figurine. Insomma, si inizia a creare un giro di leggende impressionante. Non è invece una leggenda il fatto che, come dicevo prima, i genitori si incavolino di brutto e decidono di andare all'associazione consumatori a protestare a Mimandare 3. La situazione diventa così incandescente che nell'aprile del 98 il deputato Mauro Paissan indice addirittura un'interrogazione parlamentare. In questa interrogazione parlamentare mette sotto accusa la Dolber con queste parole che ora vi vado a leggere. Nei mesi scorsi bambini e ragazzi hanno trambugiato una quantità smisurata di gomme da masticare per l'esplodere della raccolta delle figurine dei calciatori regalate nell'incarto della gomma. Ma ciò che ha fatto esplodere la mania è stata la promessa contenuta nelle figurine di una maglia della propria squadra del cuore oppure di un pallone di football a coloro i quali avessero completato la collezione. La mancanza quasi assoluta nelle collezioni dei ragazzi delle figurine dei calciatori Volpi e Poggi fanno pensare a una vera e propria truffa. In realtà, da dei documenti ufficiali risulta che nel 1998 fossero stati assegnati già 1700 premi circa e di conseguenza almeno 3400 figurine di Poggi e Volpi da qualche parte dovevano essere uscite, qualcuno doveva pure averle trovate. Andando a spulciare su internet inoltre si può trovare sul sito Delinquenti del Pallone un'intervista rilasciata da un ragazzo che pare aver concluso questo album e ciò che racconta è quantomeno particolare, non si sa quanto sia romanzato, quanto sia stato un po' esagerato, però lui racconta che quando riesce, una volta riuscito a completare questa collezione, ha dovuto resistere alle minacce dei compagni di classe che pretendevano che gli vendesse questo album, ma soprattutto ha dovuto resistere alle minacce di morte del padre, perché quando hanno spedito l'album alla Dolber e la Dolber ha mandato i premi, beh, il pallone non era assolutamente un pallone in cuoio, ma era un pallone in plasticaccia oscena. E la maglia, soprattutto, non era la maglia ufficiale delle squadre di calcio, ma era una maglia che si poteva trovare tranquillamente spendendo 10.000 lire dell'epoca su una bancarella del mercato. Quindi questa era l'incredibile storia che ha appassionato per un campionato di calcio i giovani tifosi. Ed è una storia particolare perché dal nulla una casa dolciaria era riuscita a mettere quasi in crisi un gigante come Panini. L'anno successivo Dolber ci riprovò, produsse un nuovo album della stagione 98-99, ma oramai si era fatta una fama talmente brutta che l'album fu un flop totale e non venne venduta praticamente quasi nessuna gomma da masticare e l'album non è assolutamente entrato nell'immaginario collettivo come aveva fatto l'album della stagione 97-98. Io quindi vi ringrazio per l'attenzione, per aver ascoltato questa storia nostalgica veramente particolare e anche divertente, devo dire. Vi ringrazio quindi per l'attenzione. Alla prossima. Grazie. Ciao.